Se mi può sembrare impossibile, è successa una cosa incredibile. Sono caduto dalla scala mobile. È stato orribile. Ero andato al mercato comunitario a comprare un calendario per vedere quando mi scadeva un effetto cambiario. Avevo in mano la borsa di Milano. Quando un economista, forse è stata una svista o magari non l'ha fatta apposta, mi ha dato una spinta inflazionistica tale che ho avuto una caduta verticale. E siccome nella tasca laterale c'avevo una lira di capitale, anche lei meschina si è fatta male e l'hanno dovuta subito svalutare. Poiché nel nostro paese è abbastanza frequente, per non dire che è sempre presente, una svalutazione permanente della nostra moneta corrente, con la quale è evidente non ci puoi comprare nemmeno uno spazzolino da dentro. Difatti questo è di mio nonno, che però c'aveva i denti di piombo, e pur essendo di ferro felato, come vedete, si è tutto logorato irreversibilmente. E questo è niente, poiché una conseguente svalutazione globale del nostro sistema commerciale, che peggio di com'è non si poteva configurare, ci porta a considerare che se una persona normale vuole acquistare una cartolina postale si deve indebitare almeno con una multinazionale. E facciamo sempre una supposizione ottimale, poiché se ci vogliamo allargare al mercato internazionale, allora sarà bene che anche voi cominciate seriamente a pensare con estrema rapidità all'opportunità di andare a domandare la carità. Io lo faccio già e sono venuto qua negli Stati Uniti per vedere se trovo due miliardari pentiti che mi regalano almeno dei vestiti. Ma quello che mi lascia più cogitabondo, soprattutto nel profondo, è che noi in Italia abbiamo toccato il fondo monetario così velocemente che non ci abbiamo trovato quasi più niente. Tranne un nullatenente che naturalmente era coerente, un consulente che probabilmente vi era residente e il sovrintendente di un ente che
che se non è inesistente è certamente deficiente. L'ente, non il sovrintendente. Mentre il coefficiente della nostra riserva metallica complessiva esente IVA saliva a una condizione esclusiva di nullità eccessiva, senza contare la tendenza speculativa che ovviamente rappresenta una turbativa nella trattativa e nella fase produttiva. E però quello che fa lievitare i costi anche dei beni immobili riposti nei posti più nascosti sono le oscillazioni frequenti della bilancia dei pagamenti, gli incrementi inesistenti, i carichi pendenti, l'assenza degli emolumenti, i debiti crescenti e soprattutto alcuni sottotenenti che però per fortuna sono stati svalutati in mantenenti ad aspiranti sergenti che sempre meglio niente. Tuttavia, il fatto più disgraziato che mi sia capitato è che in seguito al costo elevato dell'oro coniato sul nostro mercato, adesso io ho il credito tutto congelato e non mi basta più il fiato per riscaldarmi il palato e tenermi riparato dal freddo arrabbiato che praticamente mi ha circondato. Insomma, per dirla in umiltà, io mi affido alla vostra umanità dei figli di papà, non mi lasciate con una mano di qua e una di là. Abbiate pietà. Felicissima sono a tutti gli signori incrovattati, fate la carità. Non tengo più a mamma! Vuoi favorire? Sono arance. Le porto sempre con me nella valigia, che è la mia residenza. No, no, non sono un contorsionista, sono un emigrante. Com'è che sono diventato emigrante? Emigrante non è che ci si diventa, ci si nasce. C'è chi nasce presidente del Consiglio come Craxi, c'è chi nasce presidente della Repubblica come Fanfani e c'è chi nasce emigrante come me. Mio padre subito appena sono nato si è rivolto alla levatrice, gliel'avete detto che deve andare in America? Lo sapeva già. E come lo sapeva? Mio padre è rimasto. Non lo so, ha detto la governante, so soltanto che quando l'ho tirato fuori aveva già le valigie in mano. Quindi io fui pronto subito per partire, mancava solo la chiamata. Quando l'America chiama è la voce, the voice. Hanno bisogno di braccia, questa era la voce. E mio padre è intervenuto per la seconda volta, no, se sono solo le braccia no, o tutto o niente. Aveva paura che la bocca gliela lasciavano a lui. Vabbè, lo mando pure tutto. Hai voglia di dire l'Americas? Appena sono sbarcato ho trovato subito lavoro. Si è avvicinato uno. Sei bracciante? Sì. Fai vedere il braccio? E mi ha messo in mano subito la fiaccola della Statua della Libertà. Se tenela tu, per cortesia, che noi andiamo un momento in Corea a comprare le sigarette e torniamo subito. E questo è l'unico difetto che hanno, che ogni tanto se ne devono andare di qua e di là a comprare le sigarette. Loro hanno paura che i russi dal tabaccaio ci arrivano prima e poi loro restano senza fumare. Una volta gliel'ho pure domandato, dico, ma scusate, per andare a comprare le sigarette che bisogno avete di portarvi appresso il carro armato? Oh. No, no, non fraintendiamo, io in America mi ci trovo benissimo. Certo, se nascevo direttamente a New York mi risparmavano un viaggio. Ci deve essere un po' di disorganizzazione nell'ufficio smistamento neonato. Ti vanno buttando di qua e di là senza discernimento. E che? Ora dico io, se tu benedetto santo sai che io faccio il minatore, ma perché mi fai nascere a Taormina, dove non ci sono miniere e mi metti a disagio? Fammi nascere in Belgio. E a Taormina ci fai nascere un turista. Ci deve essere qualche inghippo con le agenzie di viaggio. Ci avranno sicuramente qualche santo in paradiso. Io una volta alla stazione di Roma, in Italia, ho incontrato una coppia, erano emigranti. Fuori dalla grazia di Dio. Ma l'hanno pure detto, dice, guardi, quello che noi non sopportiamo è la presa per i fondelli. Cioè, noi siamo operai tedeschi, specializzati, siamo della Germania, di Monica di Baviera. Quello che non si capisce è per quale cavolo di motivo ci hanno fatto nascere a Berlino. Le autorità se ne fregano. A meno una cosa la potrebbero fare, io ho una cugina al paese mio che aspetta un emigrante. Ora dico che la mandate a partorire all'ospedale, pagatela il viaggio e mandatela a partorire alla Fiat.
mica per altro, è per guadagnare tempo. No? Io dico di sì. Partene bastimenta, per terra assai lontana, cantana burde su la mia. Cantana burde su la mia. È una canzone questa mia, che di cantarla non mi va, e la dimentico per via e non so come finirà. La porto in giro per il mondo, in mezzo a popoli e città, e lì mi perdo e mi confondo, trallallero, trallalla. Scusate il ritardo, ma sono dovuto andare al pronto soccorso. No, niente di grave. Ma si sono arrabbiati i medici di guardia, che ci sono i medici di guardia, con l'elmetto. Che non fanno avvicinare nessuno, specialmente se uno non è in buone condizioni fisiche. E io mi ero rotto qua, mi hanno fatto una scenata. Dice, ma come lei arriva così senza avvertire? Dico, scusi, è stata una cosa non preparata. Un'altra volta telefoni. Hanno ragione. Hanno ragione, perché se uno benedetto ragazzo sa che il giorno dopo deve avere un incidente, telefono. Pronto, dici, domani io alle 17 ho un incidente, posso venire? Dici, no, alle 17 il pronto soccorso è prenotato, rimandi l'incidente alle 18. Bravo! Per cortesia. No, per cortesia, perché sono gentilissimo, una squisitezza. Anche negli ospedali, quando è stato? 2 anni fa? Che mi ero già trasferito in Italia. Avevo avuto un attacco d'appendicite e sono andato subito per farmi operare. Dico, mi devo fare un appendicite. Ci sono solo posti in piedi. Dico, vabbè, ma io in piedi non me la gusto. Allora venga domani, nel mattinè che c'è meno gente. Dico, vabbè, ma domani invece che il mattinè, la sera, ci sono posti. Le possiamo dare solo un palco. Dico, ma è scomodo. Io ho assistito una volta a un'operazione fatta in un palco ed è venuta male. Che c'era tutto, c'era il chirurgo con i guanti, non ci mancava niente, messo là così, anestesia, e sino all'anestesia tutto floriscio. Poi bisturi. Ah! Dalla sala giù la gente cominciò a sentire silenzio, per cortesia, dobbiamo vedere il film. Il chirurgo non se ne dette per inteso, continuò maschera, è arrivata la maschera, dice, lei ce l'ha il biglietto? No, e li ha buttati a tutti giù. Il più arrabbiato di tutti era però il gestore del cinema, ce l'aveva col chirurgo, dice, ma com'è che siete arrivati sino a qua? Sa, parlando, non ce ne siamo accorti. E si sono trovati così in mezzo alla strada, l'assistente va dal professore, dice, professore, che facciamo? Dov'è che possiamo andare a operare un poco in Santa Pace? Dice, ma non lo so, dice, senta, andiamo a Montecitorio che certi giorni là non c'è nessuno. E allora hanno preso l'autobus, tutti, il malato, hanno pagato il biglietto questa volta, anche il malato, perché superava il metro. Il professore è andato dall'autista, dice, per cortesia, metta la sirena che abbiamo un ferito grave a bordo. Dice, la sirena non ce l'ho. E come si fa? Per fortuna sull'autobus c'era Milva. Dice, signora, ci dia un aiuto. Ma senza Streller come faccio? Dice, vabbè, come viene, viene. E allora Milva ha messo fuori la testa dal finestrino. Una grandissima velocità, che la gente che passava sui marciapiedi solo poteva passare davanti, era incuriosita, dice, ma dove vanno cose di premura? Un altro che dice, no, è un pullman di polacchi che va dal Papa per un miracolo d'urgenza. Insomma, sono arrivati a Montecitorio, sono scesi dal coso, largo, non c'era nessuno. Se no, nessuno, c'era Andreotti, non si muove mai di là, ha chiesto asilo politico.
sono entrati nell'aula, hanno apparecchiato alla me e hanno cominciato a ripreso l'operazione. Ogni tanto entrava qualcuno dei deputati, diceva, ma che si stanno operando a pannella? Dice, no, non con le pannella, sono i soliti radicali che fanno ostruzionismo. Ma no, ma qual è il radicale? Dice, il ministro della sanità che si è montata la testa. Insomma, alla fine hanno deciso di tramutare Montecitorio in un policlinico, il policlinico Fate Bene Fratelli d'Italia. Il Parlamento ha abbandonato la Camera e momentaneamente ha preso in affitto una stanza in famiglia con il gabinetto nel corridoio. È una canzone che cammina, che di cantarla non mi dà, e la dimentico sentita e non so se è finita. Io torto in giro per il mondo in mezzo a popoli e città, e lì mi perdo e mi confondo tra l'allero, tra l'allà. Capirsi sai cos'è? Un modo di parlare tra lui e me. Ho un amico che mi guarda e poi mi fa. Certo ci vuole un po' di affettività. Un amico sai cos'è? Trovare le parole tra lui e me. Lui mi segue, io gli parlo, lui mi fa. Certo ci vuole un po' di abilità. Ciumma 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 guasciango, kiri 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 gamma kiri guasciango, cune 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 guasciango. E capirsi sai cos'è, è un modo di parlare tra lui e me. Perché conscio sia che parlarsi basterà. E parlare sai cos'è? Capirsi anche in due se non in tre. Io lo ascolto, lui mi parla quando fa. Certo ci vuole un po' di canilità. Ciumma 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 guasciango, kiri 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 gamma kiri guasciango, cune 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 guasciango. E capirsi sai cos'è, un modo di parlare tra lui e me. Perché conscio sia che parlarsi basterà. E parlare sai cos'è? Capirsi anche in due se non in tre. Io lo ascolto, lui mi parla quando fa. Certo ci vuole un po' di carinità.